qualche domanda, eh? Siamo in un luogo che, ancorché pochissimo visitato dai turisti, che invece, qualora esistesse in Roma una politica seria di turismo archeologico culturale e culturale, qui verrebbero a frotte. Siamo in un reperto importantissimo all'interno del Parco di Veio e dobbiamo ringraziare Dio che siamo riusciti a far approvare la legge istitutiva di questo importantissimo parco, che è un parco che in teoria dovrebbe salvare l'integrazione tra piante, animali, uomini e reperti archeologici in tutt'uno, quindi richiederebbe veramente una gestione di ben altro calibro che non quella prevista dalle leggi italiane in relazione alla legge relativa ai parchi regionali, che è una legge comunque nazionale. In ogni caso siamo qui perché, come abbiamo fatto altre volte, il richiamo alla storia di questo paese, alla storia di questo popolo, alla grandezza. Alla grandezza che è rappresentata prevalentemente dal diritto, e il diritto romano, la grandezza culturale di Roma, siamo qui per illustrare un'altra denuncia che abbiamo fatto contro i barbari, o i barbaroi, cioè tutti coloro che governano oggi in questo paese, che sono nemmeno barbari, perché almeno i barbari erano selvaggi. Ma che in poco tempo si addomesticavano. Guardi, non solo, ma avevano un senso dell'onore che questi, cialtroni non se li immaginano neppure. Quindi questi sono veramente l'espressione di un meticciato culturale e morale quale l'Italia ha vissuto in certi periodi, ma oggi è espresso proprio da questo asservimento al potere d'oltreoceano. Adesso, caro Orazio, ci illustri il senso di questa nostra ennesima denuncia. Sì, si tratta... Ma brevemente, perché sono gli amici non ci seguono. Sì, sì, si tratta di un rilievo, fra i tanti che noi abbiamo appunto evidenziato nel corso di questi anni, al comportamento perfetto traditore tenuto dal nostro capo dello Stato e della sua accogliaccia di pseudo ministri attuali e anche di quelli di passata gestione, non è che gli altri fossero meglio, sì. Tant'è che noi li abbiamo denunciati reiteratamente a prescindere dalla loro sono origine e dalla sotto loro bandiera. Il nostro vaglio, hai capito, della comprensione giuridica dei loro comportamenti. Esattamente. E in questo noi ci siamo attenuti a una regola fondamentale che risale appunto alla cultura romana di cui noi riteniamo di essere autentici eredi. E quindi diciamo, per seguire questa logica comportamentale derivante dai valori che noi condividiamo profondamente e che cerchiamo di diciamo, sostenere con il nostro giornaliero comportamento, abbiamo rilevato un elemento veramente grave di comportamento appunto nei nostri governanti. E che cosa è successo? Che il 26 giugno il Parlamento è stato chiamato a votare su una serie di decisioni che riguardavano l'acquisto degli aerei F-35, i Lightning 100 F-35, che sono stati... Che ci ricordano, diciamo, certi Lockheed, esattamente, certi Lockheed, e Antilope Cobbler, un certo Antilope Cobbler che pigliava la tangente. Andiamo avanti. Vabbè, quello della tangente alla fine sarebbe anche l'ultimo dei peccati, forse. Certo. In questa considerazione non l'abbiamo proprio neanche presa diciamo in analisi il problema della tangente, tant'è che nei reati che contestiamo non c'è interesse privato in atti pubblici. Oh, senti, fu condannato all'epoca il solito socialdemocratico, non certo, so se te lo ricordi. Bisognava scardinarli, no? Allora,
Allora, fu condannato, mentre Antilope Cobler era ben altra persona. Esattamente. E sappiamo esattamente chi era. Poi fu ampiamente ricattato e a un certo punto dovette dare dimissioni. In ogni caso, la cosa che maggiormente faceva ridere è che, a norma di legge, lui era agli arresti domiciliari e doveva ricevere una giovane avvocatessa, non so che dipendente di non so quale amministrazione, gli doveva impartire delle lezioni sul diritto, capito? Basta dire questo per dire tutto. Sì. Allora niente, per tornare a noi, quindi per fortuna il Parlamento, in un rigurgito di dignità morale e dignità in senso nazionale, non voglio dire nazionalistico, ma quantomeno per amor patrio, ha votato a favore della rinuncia all'acquisto degli F-35, con anche una larga maggioranza. Una cosa molto importante, che sono aerei che non sono stati studiati in maniera adeguata, per cui vengono chiamate bare volanti. Esattamente. E non è un caso, non è uno scherzo, perché pare che raggiunta una certa velocità, proprio superato di modelli, questi diventano ingovernabili, no? Si spezzano proprio. Allora, si fondono, pare che si fondano proprio. A proposito quindi di questa decisione del Parlamento, quindi è stata votata la rinuncia alla opzione all'acquisto di questi 90 F-35 salvo i tre che sono già stati autorizzati in una precedente delibera del Parlamento, decisione del Parlamento. E quindi la cosa era decisa, era manifesta la volontà del Parlamento. Gli aviatori della nostra aviazione, i quali sono costretti appunto ad addestrarsi su questi tre aerei. No, ma dopo faremo una riflessione su questo argomento. Volevo solo portare a compimento il fatto che noi denunciamo. E quindi c'era stata una presa di posizione rigorosa, precisa, conclamata, ufficiale e formale, che la volontà del Parlamento e del Paese quindi era di non acquistare questi F-35. Viceversa, il 3 luglio, cioè 7 giorni dopo la pronuncia del Parlamento, esce fuori il Capo dello Stato con una nota ufficiale a nome del Consiglio Supremo della Difesa e quindi anche a nome degli altri che poi adesso enunceremo, che diceva appunto che il Parlamento non aveva titolo per esprimersi in merito a competenze che erano delegate al Consiglio Supremo della Difesa. Il che è assolutamente illogico. Ma è assolutamente illegale, incostituzionale. Oltretutto non siamo nemmeno in caso di guerra. Oltretutto, allora il Consiglio Supremo della Difesa deve entrare in funzione e avere capacità operativa solo ed esclusivamente in materia di strategia e di consulenza e anche eventualmente di ordine in difesa del suolo nazionale, solo per quello, perché l'articolo 11 della Costituzione dice che noi aborriamo la guerra e quindi la nostra solo attività militare può essere svolta per la difesa del territorio. Ma tralasciamo questo, l'argomento quindi portata avanti dal Capo dello Stato era che, essendo delegato al Consiglio Supremo della Difesa la decisione in merito alle attività militari, comunque quello che aveva deciso il Parlamento era del tutto ininfluente, il che è incostituzionale ed è un atto di alto tradimento delle decisioni supreme appunto invece del Parlamento, perché di supremo in Italia c'è solo il Parlamento. Attenzione, che c'è un'altra cosa molto importante. Quando noi parliamo di tradimento, il tradimento può essere configurato in due maniere. Il primo è un atto di tradimento, che dice in teoria tu sei un traditore. Nel secondo caso, qui l'atto si concretizza nel tradimento a favore di un nemico o di un potenziale nemico. Non solo, ma dello straniero comunque. E comunque sia.
E la quindi... legge dice dello straniero, non del nemico. È naturale. Dello straniero. È naturale. Perché lo straniero può avere interessi suoi personali, anche non di attacco all'Italia, ma comunque di interessi in sfavore di quello che potrebbe essere il favore dell'Italia. Ed è quello che non ci troviamo, noi, per cui l'hanno fatto solo nell'interesse della produzione militare americana, che è strettamente legata con gli interessi finanziari, economici, che stanno della grande finanza internazionale, l'Italia e l'intera Europa. Nella denuncia io non l'ho detto, non l'ho scritto, ma lo farò in una prossima integrazione, perché non avevo tempo, e quindi però ho tutti gli elementi per poter dire che ci sono dichiarazioni anche di collaudatori e responsabili di generali dell'aviazione, dell'aeronautica militare italiana, che dicono che intanto il sistema di difesa complesso, che non è solo l'aereo ma nel suo insieme, del F-35 è un vero cesso. Ma soprattutto noi non ne abbiamo bisogno, lo dice l'aeronautica militare, non è vero che la nostra flotta aerea sia obsoleta e che va urgentemente cambiata, quindi anche questo è un falso in atto pubblico, quello delle dichiarazioni dichiarate, e qui è stato denunciato, quello è un falso in atto pubblico, tu non puoi andare a dichiarare un fatto che non è vero. Tu che sei soprattutto il massimo esponente della magistratura, della politica e della legislazione italiana. Punto. Capo dello e Stato. Con questo concludiamo. No, perché... c'è da aggiungere qualche altra cosa, aspetta. No, aggiungiamo invece un'altra concezione della difesa, ci illustrassi facendoci vedere questa meravigliosa mucca. Esatto. Che risalgono a 600 anni avanti Cristo. Esattamente. Voglio aggiungere che il sistema d'arma F-35, come dichiarato dal Pentagono, non dichiarato da noi Orazio e Giorgio o dal collaudatore dell'aeronautica militare italiana, ma dal Pentagono, dicono che nel momento di battaglia aerea fra la MX, il Typhoon, il Sukhoi 300 e l'altro aereo cinese, adesso non mi ricordo più come si chiama, in caso di conflitto diretto, di combattimento diretto, perderebbe l'F-35, inesorabilmente. Questo sta a dire che, quindi, che cosa vogliamo prendere? Di più, l'Italia, la nazione, l'aeronautica italiana, possiede i Typhoon che sono prodotti in Europa e anche in Finmeccanica. È naturale. Allora, che ci vengono a raccontare la cazzata che serve per procurare lavoro ai giovani, no, che vengono assunti da Finmeccanica costruire armi per andare ad ammazzare la gente, potrebbero costruire asili che servono. Questo comunque è una cosa reale, assolutamente. Vera. Però noi contestiamo, noi cioè diciamo che per far lavorare queste persone e queste aziende è possibile fare qualcos'altro. Esattamente. Possiamo costruire gli asili che servono. No, ma che asili? Costruire armi, auto elettriche. Armi che hanno il nostro know-how, di cui noi possiamo conoscere i segreti, dovete dire a quelli del Pentagono. Esattamente, che così arrivano, ci fregano come quando ci hanno rubato il radar e poi ci fregavano, no? Individuando le flotte in giro per il Mediterraneo e ci facevano un culo tanto. È naturale. È chiaro. Allora il discorso è questo, per concludere. Quindi noi non abbiamo necessità di queste F-35 e questi dichiarano falsamente che invece ne abbiamo bisogno. Contraddicono alla decisione assoluta, suprema, del Parlamento, dicendo che non sono loro del Parlamento, ma addirittura la cosa assurda è che anche questi ministri sono essi anche loro stessi parlamentari. Esattamente, è una follia, è come dire io sono il dottor Jekyll e Mr. Hyde, che cazzo, sei sempre te, tu hai votato a favore della legge, della rinuncia, come fai poi? Sono dei cialtroni e basta. Cioè tu hai partecipato a quella votazione, anche se hai votato a favore dell'assunzione dell'acquisto, in ogni caso comunque hai deciso in un collegio dove devi accettare la decisione della maggioranza, non che fai come cazzo ti pare, perché tu dici io ho un potere maggiore, quando non è vero neanche, oltretutto. Allora, quindi tu sei traditore, sei falso, sei un bugiardo, sei un mentitore professionista. Uno spergiuro, esattamente. Allora, spostiamoci leggermente qui in pieno sole, perché quello che vorrei che tu ci dicessi a questo punto è proprio poche frasi relative
a un altro sistema di difesa di cui, insomma, la nostra traduzione italica, perché si dice sempre etruschi, ma gli etruschi erano italiani, stavano in Italia, hanno costituito le basi della cultura italiana. Bisogna raccontare che gli etruschi, come tutti i popoli dell'antichità, erano popoli migranti, no? Vabbè. Che si spostavano con la transumanza delle bestie e con diciamo, il cambiare delle stagioni, no? Però ad un certo punto poi i popoli antichi si sono insediati. Uno degli insediamenti più antichi sono stati quello del popolo degli Appennini in Italia, ma subito dopo il popolo degli Appennini è quello dell'età del ferro o ancora prima dell'età del bronzo. Quando appunto è subentrato il ferro è stato introdotto dagli Etruschi, prima non c'era, era una tecnologia che conoscevano gli Etruschi. Faccio un piccolo appunto che di recente, proprio recentissimamente, un grande storico attuale ha detto che noi siamo ancora nell'età del ferro. È vero. Perché il ferro è alla base di tutto quello che è vero, oggi nel mondo. Assolutamente vero. Allora, andiamo avanti. E quindi il discorso è che quando poi sono arrivati da Oriente inizialmente attraverso Tarvisio e la porta di ferro del Danubio, certamente. È successo che gradualmente si sono integrati e hanno apportato questo bagaglio di conoscenze che avevano superiori rispetto ai popoli dell'Appennino, e quindi da lì hanno cominciato a crescere come potenza anche militare e politica. Ovviamente non si sono mai fusi con le popolazioni autoctone preesistenti per una serie di motivi che magari poi in un'altra occasione racconteremo. Ma la cosa importante da dire è che loro erano portatori, appunto, come ho detto, di una tecnologia superiore e infatti hanno avuto successo militare, politico e quant'altro rispetto ai popoli. E soprattutto in termini di difesa, perché si sono riusciti a difendere. Conoscevano le tecniche difensive. Per ben 300 anni. Agli attacchi di Roma. Che non è poco. Direi di sì. Visto chi è 14, che attacca, non è che non 14 sono, guerre contro. Non sono americani. Gli americani sono sempre stati sconfitti. 14 meno guerre. Che nell'ultima guerra contro l'Italia, dove hanno comprato tutto il comprabile. Tutto il comprabile. E allora a quel punto, capito? Paese di traditori e di venali abituati dalla Chiesa a vendersi per quattro soldi. C'è il perdono, della comunicazione, parte di quei soldi che tu prendi, no? Con svendendoti al nemico, li utilizzi per pagare il vescovo, il quale ti manda in paradiso. È normale. Vogliamo scherzare? Allora, riassumi molto rapidamente. Allora, qui siamo di fronte, allora, il modulo difensivo delle cinte murarie etrusche, allora qui siamo a Veio, dove va detta una cosa incredibile: qua ci sono 8 chilometri di cinta muraria in parte crollata ma ancora esistente in loco da rimettere in posizione in parte ancora in elevazione. D'altronde non si spiegherebbe diversamente questa capacità difensiva se non tenessimo conto che o fai le mura come adeguate, adeguate anche come larghezza, certo, o dentro non ci resta niente. No, ma aspetta, erano circa mediamente questa mura, erano mediamente di 8 metri di altezza e addirittura in certi punti arrivavano anche a 5 metri di spessore. È ovvio. 5 metri di spessore. È ovvio. E il modulo era questo qua. Ecco, praticamente circa 90-100 centimetri di lunghezza. Forse qui si vede meglio. 90-100 centimetri di lunghezza. E poi 50x50, 45x45. Questo era il modulo. Allora, guarda quello che ti dico, e con questo per adesso concludiamo. Poi riprenderemo altre volte, eccetera. Guarda che cosa mi è venuta in mente, guarda, effettivamente la cultura è veramente indicativa. Hai presente quelle specie di piccole piramidi in cemento armato, sì, che venivano messe per bloccare i carri armati? Sì, sulle coste, sulla sabbia. Soprattutto sono state messe sulla sabbia ancora dalle nostre parti, io ricordo benissimo quando le costruivano. Sì, sì, sì.
ricordo quando costruivano quelle piccole case matte, c'erano questi fortini che contenevano massimo due uomini, e che erano prima in acciaio, poi il cemento armato, venivano interrati e c'era una piccolissima feritoia e sopra veniva messo il cemento armato. Ma quelle piccole che io chiamerei piramidine, che erano proprio in file, come fossero proprio in file militari nell'esercito. Dei chiodi che dovevano servire, erano in tre o quattro filari, diciamo, uno in seguito all'altro, per fermare i carri armati. A rompere i cingoli, comunque fermare i carri armati, erano più o meno di questa stessa grandezza. Sì. Ed è indicativo come permangono sempre certe... Nel tempo le misure difensive. Le misure difensive, le unità di misura, e con questo per adesso la chiudiamo. Ciao a tutti.